bisogna andare a intercettare questi lavoratori. Il 2010 da tutti sarà detto che sarà l'anno più brutto, non tanto per la ripresa ma per l'occupazione e per la situazione dei lavoratori. E lì bisogna ragionare così. Bisogna mettere al centro, andare intanto dove ci sono i lavoratori, sapendo che non sempre ci accoglieranno bene, non ci accolgono bene neanche all'interno delle fabbriche dove stanno anche abbastanza bene, e porre le questioni fondamentali, porre la questione di vedersi come lavoratore al di là dell'appartenenza politica, al di là dell'appartenenza razziale o religiosa, visto che viene avanti anche questo. Mettere un cuneo tra quelle che sono le necessità delle aziende e le necessità dei lavoratori, non del lavoro, ma dei lavoratori. E soprattutto per l'attività di queste formazioni che speriamo crescano bene, andare a scontrarsi anche direttamente con le organizzazioni sindacali. In questo senso scontrarsi. Nel qual caso si accettino, ci sia un percorso comune su alcune basi comuni, ben venga, ma dove si trova realtà ostili, penso che sia compito di chi ha una prospettiva per noi stessi e per i lavoratori, porre comunque la questione ai lavoratori per andare anche al superamento di quelle strutture che imbrigliano la capacità organizzativa e di lotta dei lavoratori. Dico questo perché secondo me i lavoratori dal sindacato in generale si aspettano qualcosa, si aspettano una reazione. È per questo che dico che le lotte tipo quelle dell'INSE o altre sono importanti, ma devono seguire un percorso. Io lo dico, bisognerebbe riuscire anche a scendere dai tetti, dalle fabbriche e cominciare a fare una lotta anche importante, ma non solo le manifestazioni, gli scioperi, ma le lotte all'interno dei posti di lavoro, di organizzazioni dei lavoratori nelle città, perché la situazione secondo me sta andando a peggiorare molto. Questo non è facile. Io ricordo che i compagni dell'INSE e i compagni di Falce e Martello lo sanno perché c'erano anche loro, avevano conosciuto la lotta dei compagni delle officine di Bellinzona, non so se tutti sono al corrente di questa questione qua, ed era lì che un po' si è fatto un percorso di un certo tipo. Questi compagni di Bellinzona hanno vinto, no, volevano chiudere la fabbrica, 400 licenziamenti, dismissione di tutto quanto, hanno bloccato, hanno fatto uno sciopero continuativo di un mese, l'avvertenza è durata un anno, hanno vinto. Il problema è che adesso la loro vittoria locale importantissima, e hanno portato, loro erano 400, hanno portato 15.000 persone in piazza di Bellinzona e zona limitrofa, quindi una capacità organizzativa impressionante rispetto a soltanto quello che vorremmo riuscire a fare noi. E oggi si trovano in estrema difficoltà. Oggi si trovano in estrema difficoltà perché la riorganizzazione complessiva del sistema, che in questo caso è quello delle ferrovie, ma potrebbe essere di qualsiasi sistema produttivo, impone la chiusura di quello stabilimento. Quindi o noi, per ritornare sulla questione del localismo, poniamo dei problemi, delle questioni di discussione che parlano a tutto il mondo del lavoro locale, nazionale, ma oltre, perché, come accennava qualcun altro, il capitalismo si muove a livello internazionale, noi non possiamo stare fermi nel Veneto di Marghera o nel Friuli. Dobbiamo confrontarci con questo, perché queste sono le tematiche che ci vengono avanti. Un'ultima cosa, poi chiedo e lascio lo spazio alla discussione. Bisogna stare abbastanza attenti, soprattutto in questo momento, al fatto di dire, e io sono un assertore convinto di questa cosa qua, con alcune cautele, che i lavoratori oggi, per quello che sono i lavoratori oggi, e questa è una discussione che è stata fatta anche in organizzazioni sindacali, sono in grado e debbono decidere democraticamente su tutto. Perché se abbiamo dei lavoratori indirizzati, io la penso proprio così, indirizzati sotto una bandiera di solidarietà, di lotta comune, di riconoscersi come lavoratori l'un con l'altro, ben venga, ma altrimenti ho paura, visto che questa crisi, al di là delle nostre volontà, penso che sbucherà dall'altra parte, in una forma di intolleranza e di lotta tra persone molto pesante. Non vorrei mai
che si desse talmente tanta forza alle volontà e alle decisioni assembleari dei lavoratori, per cui ci troviamo che i lavoratori precari se ne vanno via per primi. E poi tocca ai lavoratori di colore, e poi a quelli dall'est, poi ristabiliamo a un nucleo. E se questo nucleo, o qualcuno di questo nucleo, non è abbastanza competitivo o ha qualche problema, lo cacciamo fuori anche questo. Siccome queste cose io le dico non perché sono pazzo, ma perché quotidianamente le vedo, attenzione compagni, i coordinamenti sono importanti, gli obiettivi, le parole d'ordine e la tendenza è vitale. Noi ci dobbiamo confrontare con i lavoratori, ma credo, almeno per quel che mi riguarda, siamo noi che dobbiamo dare una prospettiva e un modo di ragionare ai lavoratori. Altrimenti noi, visto l'abitudine che abbiamo subito per anni, ci troveremo con una, e mi scuso con tutti, con una volontaria barbarie da parte dei lavoratori verso altri lavoratori.